Rosa Antonucci, maritata Cedrone. E poi mi rosa. E a tutte le parti. No, non c'è più. Scusate. Si sente? Si sente. Là sotto si sente? E allora Rosa. Sì. Poi ci. Mamma. Acceso? È acceso, acceso. Sicuro, adesso è acceso. Rosa Cedrone. E a tutto lo parto mi trovo una scritta così. Rosa Cedrone, giunonica brigantessa. Giunonica. Vuole essere dice che sono rossa. Ma non è vero niente. Quasi tutto quello che si dice dei briganti non è vero. E non è vero anche che loro intendono il brigante. A me mi hanno sempre chiamata Rosina. E chiamatemi Rosina con lui. Io s'accerge. Ma la scuola non c'è gita. Faticava con la selva e stavamo troppo lontana. Mamma bella sapeva leggere e scrivere perché alla scuola c'era Ida e mamma Retta a me a leggere e scrivere. Ma c'è imparata così, in coppa alle scorse la paniglia e con il nostro è preso a mucco. Sia come sia, sa c'è legge. E quando vedo tutto questo scritto, ma lo guardo buono, mica è tanto facile a capire che passa con la capa la gente. E tutto lo chiacchiere che vanno facendo, boh. Sia come sia, Francesca mia mi hanno chiamato brigante. E a me, che sono la moglie, mi hanno detto che sono una brigantessa. Sono 6 anni che amo girare una macchiata, a tirare la scoppettata, per poter campare lui ora non. Ma prima che ci arriva una scoppettata, la sollevano il mondo, e che arriva, non può mai credere quando arriva. Ma voglio raccontare la storia mia di Francesca, e a partire da quando ci siamo conosciuti. Al paese mio, ai prima domenica di settembre si fa la festa della Madonna e fuori dalla chiesa le bancarelle vendono certe campanelle per l'unzione alla Madonna. Io non ci vado mai al mio paese, ci vado solamente per fare i gai e quando ci stava che è festa, no? E che una volta io c'era stata poco e niente nel mio paese, ma che una volta la messa scelta fuori vedete questa bancarella e che teneva questa campanella fatta proprio da fuori. E io me lo guardava, non teneva manco un quadrino con la cacca, però mi piaceva, non lo guardava. E Francesca stava là e guardava a me, e che guardava la campanella. Poco niente, ma che detto la campanella e me la rete, ma così. E io non la faccio manchire sinceramente, perché niente sta campanella e me la scappiette senza dicevo che grazie. Non ne la fatta mai che siete passe, provetta suonava sta campanella. E che la non suonava. Vicino all'amica mia, guardavo tutto curiosa, ma dice adesso perché non arrivavate in zona. E la ricetta è in zona perché ci mangia la cappadocchia. E che come andate a fare la campanella senza cappadocchia? Che ci faccio? Se vuoi la cappadocchia ti devi fare la raiz. E se non ci dai manghis, gli te, facevano delle scrianzate. Io, tanto che avevo 16 anni, non è che capivo chissà chi, ma per curiosa non c'è già mai stata. Allora, tu niente la Francesca, gli faceva, dai, fammi suonare sta cosa. Francesca, mi chiede la paducchia, ci ne attacchiamo, e mi faceva suonare. Come se niente che la campanella che suonava, attacchiamo a ridere, adesso non facevi più, e rideva pure Francesca.
così ci siamo conosciuti. Poi mi ricominciai a ritrovare sempre a presso. Gli va la fontana e me ne ritrovava la piazza. Gli va la messa e gli incontravo la mente. Gli va la panna le fosse e me ne ritrovavo che passava e spassava. Alla fine tutto il paese sapeva che così ne tenevano cucciolo a presso. Poi un bel giorno, purtetti lui ciò che a Padova. Questa è l'usanza del paese nostro, che noi campiamo con la rena. Quando noi vogliono, voi pigliare la vagliola, pigliano ciò, gli infiocchetta tutto quanto e gli porta innanzi alla cassa della vagliola, che se vuoi scusare. Mio padre, salendo la casa, sente che bussano, il vagliolo bussa, tu, e poi si vanno a scugno. Chi il padre esce, vede Ciuc e dice: ti ha giocato la faglia figlia mia? A chi lo punto il guaglione esce e si fa vedere. Se il padre gli piace, non dice niente, piglia Ciuc e si riporta dentro. Se il guaglione al padre gli piace, il guaglione piglia questo Ciuc e piglia quale via da fa. Padre non ricette niente, quindi è il e si riportette niente. E la sera stessa, Francesca mi facette la serenata con la zampogna. E poi ci siamo sposati, è venuta la fatica, erano venuti i figli. E Francesca era un buono faticatore, però pure io mi aiutava con le forciolone, mi sa la selva, mi metteva i pantaloni perché la sera facevo mica io con la gonnatella piccola, con la gonna longa, insomma. E io va pure al mio paese, quando facevo la dita di panna, portavo fino a 6 mule cari per le frasche e taccarelle. Francesco mi ci mandava a me, perché diceva che alla femmina sono più fina e non si fanno fregando un po' di prezzo. Campavamo buone. Campavamo cuore e non ci mancava niente. Poi succedette lo scarotto. Io finivo. Si scarovette tutto quello che c'è stiva e non ci siamo ritrovati mesi lo scarotto. Si sentiva liscia che Turese era morta, che i figli se ne erano scappati. E poi un mese gelosa. Uno scemo, uno disgraziato che mo si fa chiamare signora, ma per me solamente un pezzente nell'anima. E la ricerca se la messa in capo che voleva fare un comitato per aiutare il re a Gaeta. E venendo pure un coppa a Francesco. Francesco gli ricette sì. E il pezzente c'è tanto. Penso che quella fu proprio una cosa in non servetto proprio a niente. C'è la cominciata mai con chi amore. E tutti i giorni erano accesati. Lo scuppottato volavano. E gli scaufragani ce lo mettevano la penna. Eravamo una frega del genere, ma proprio tanti. Tutto con chi amore. Poi, Francesca mia, che era faticatore puro, la scoppetta, mi facette il capitano e a me tanto chissà che caspita mi pareva, ma lo pensando ci muore, io penso che aquello fu tutto un fuoco di rotolo. A papetto, wow, facendo un rumore. Ma poi, che succede? Troppo infame, troppi traditori, troppi amati andati. E non si è fatti ora per più. Accidente anche a voi. E tutto quanto si disperdette, e gli spagnoli tristano che la lettera, facendo poco e niente. Lui ci riusciamo a scappare, c'è una ritornetta ma fatica, che a Cruna fu accisa. Durette poco però a noi, perché gli omiezze ce l'ho, si era messo con gli signori. E gli signori che si stavano a spartere nella terra, mi erano dato la venda che pure è essa. La venda, no? Era una venda pazza, signore, era una venda che era buona manca per
lascia vedrà, ma io si chissà che caspita ci pareva. E perché la vendita ci sta venuta tutto quanto. Ci sta venuta, aveva dato nome, cognome precisi alla forza. Tutti il nome regili che prima era portato alla massa. Parecchie sono state accise. E non ce ne tenete mai scappare. Nata ora, in coppa lontana, in mezzo alla selva. E da lì il giorno che la mamma ha scoppettato, tutti i giorni ce l'hanno fatta storta, ce l'hanno fatta. Ma noi continuiamo a fare quello che siamo fatti, ce l'hanno fatta scontare tutto quanto. Fino a che dice la forza e provo di dare scoppettare.